In questo sit-in davanti a Palazzo dei Marescialli vediamo un gazebo dell'ACAD. Luca Blasi è qui e ci spiega che cos'è questa associazione ACAD. Ah, ACAD è l'associazione contro gli abusi in divisa, ed è un'associazione che nasce dentro la tragedia e l'assassinio di Federico Aldo Grandi. In seguito a quell'abuso in divisa, da Bergamo in particolare, nasce l'esigenza, che poi sarà anche a tutta Italia, di creare un'associazione che dia supporto legale e visibilità e faccia informazione sociale sulla piaga degli abusi in divisa. Un problema che non è legato, come molti vogliono farci credere, a una questione di mele marce, non è un problema legato a qualche poliziotto cattivo o a qualche appunto, diciamo, file del sistema che non funziona. No, c'è un sistema proprio complesso di violenza, di incoperture, di agibilità che viene data a persone appunto in divisa che compiono veri e propri abusi. A volte finiscono purtroppo con la morte delle persone, come nel caso di Federico Aldo Grandi, di Aldo Bianzino, di Stefano Cucchi e di molti molti altri. Molte volte invece sono tra virgolette meno drammatici, ma comunque ugualmente gravi: botte, torture e tutto questo molto spesso nel silenzio. Il fatto di essere qui oggi è perché questa vicenda di Stefano Cucchi, secondo noi, è simbolica sotto molti punti di vista. Il primo perché appunto fa vedere come è un sistema che deve essere messo sotto accusa rispetto agli abusi in divisa. E quindi c'entra anche la magistratura, perché le indagini non sono state fatte, perché il processo che è andato in corso in aula è stato un processo contro il morto e non contro chi l'ha ucciso. E quindi sugli stili di vita che aveva Stefano, sul suo modo di vivere, sulle persone che frequentava. Pensiamo che sia già tutto questo troppo insopportabile. Quindi sia il momento di dire basta, di fare rete e anche di non delegare la rabbia e l'indignazione ai post su Facebook, ma invece provare a essere in piazza anche con dei piccoli gesti. Quello di oggi della candela è appunto dire: illuminiamo questo buio, illuminiamo questa oscurità che uccide la democrazia, che uccide le vite delle persone, che umilia le esistenze. Senti, volevo chiederti ancora due domande volevo farti. Allora, questa associazione si interessa anche degli abusi che ci sono all'interno delle carceri, da parte ovviamente del personale della polizia penitenziaria, e poi è anche una rete, diciamo, di copertura e di assistenza legale? Sì, assolutamente, copertura legale, copertura economica quando è possibile, ma soprattutto mettere in rete insieme le famiglie affinché diventi un'unica grande famiglia, familiari e amici. Questo è molto importante. Far dire alla gente che non è solo con il proprio dolore, ma che è un dolore collettivo, perché è un problema collettivo quello degli abusi in divisa. Chiaramente quello che avviene nelle carceri italiane penso sia sotto gli occhi di tutti. Persino l'Unione Europea condanna continuamente l'Italia per il sovraffollamento e le condizioni inumane che di per sé già sono una tortura. A questo si aggiunge il fatto che negli ultimi anni tanta gente è morta in carcere in condizioni strane, a volte sono suicidi, a volte sono vittime di veri e propri pestaggi. ACAD ha persino un numero verde gratuito a livello nazionale che è possibile chiamare, che per noi è una spesa molto grande, ma che affrontiamo con grande dignità perché pensiamo sia uno strumento molto utile. Molto spesso veniamo a sapere che dopo anni di abusi che sono successi, e questo nelle carceri, ma ancora peggio nei CIE, nei CARA, nei centri di accoglienza per i migranti o nei lager CIE, per cui insomma la situazione in Italia è molto complessa. Purtroppo il numero adesso non me lo ricordo, 856, insomma, comunque c'è scritto su ogni volantino, potete inquadrarlo, però quello è un servizio molto importante che ci porta via molte fatiche, però a cui teniamo molto perché è uno strumento veramente che tutti possono utilizzare per denunciare ciò che avviene e sentirsi anche meno sole e meno sole. Grazie.